La figura di Maria Maddalena è stata riportata alla ribalta soprattutto dal romanzo di Dan Brown, Il Codice da Vinci, uscito nel 2003, che ha avuto un successo mondiale. Qui Maria Maddalena viene presentata come la sposa di Gesù e gli avrebbe addirittura dato dei figli. Il Codice da Vinci include tanti elementi di fantasia e un gran numero di leggende medievali e moderne, dunque non possiamo dare per credibile questa storia basandoci solo su un romanzo. Infatti, dall'altra parte, se chiedete a qualcuno chi sia Maria Maddalena, magari rispondendovi per quello che sa in maniera un po' superficiale, vi dirà che è una prostituta convertita da Gesù. E questa risposta, un po' semplicistica, comunque non si allontana per niente da quello che dice la Chiesa Cattolica. Uno dei papi più importanti della storia, Gregorio Magno, venerato anche come santo, ha spiegato in un suo sermone a tutta la cristianità che Maria Maddalena era una peccatrice, una donna promiscua, redenta da Gesù. E lo ha fatto nel VI secolo d.C., quindi in un'epoca molto più vicina alle origini del cristianesimo. Ma tra le leggende riportate da Dan Brown e il discorso ufficiale di un papa santificato che sembrano andare in due direzioni opposte, possiamo domandarci se ci sia il modo di ricostruire chi fosse questa Maria Maddalena per capire, per esempio, se fosse veramente una figura importante o una secondaria nelle storie su Gesù. In questo video faremo in realtà molto di più, andremo a raccogliere tutte le fonti più antiche conosciute e andremo a vedere la figura che viene veramente fuori da queste fonti. Una delle più importanti sarà addirittura un Vangelo rimasto per secoli nell'oblio, attribuito alla stessa Maria Maddalena, ma non mancheranno le testimonianze degli stessi Vangeli considerati canonici e di tanti altri testi apocrifi. Se siete pronti per immergervi in un mistero millenario, direi di andare subito. Siamo al Cairo, in Egitto, nel 1896. Qui si trova un illustratore tedesco chiamato Karl Reinhardt. Reinhardt vuole riportare un qualche souvenir dal suo viaggio e, come era uso a quel tempo, spesso questi souvenir erano anche reperti e papiri di inestimabile importanza storica. Reinhardt ha comprato un papiro che era stato recentemente scoperto in una nicchia di un luogo di sepoltura cristiano molto antico. Il papiro è scritto in copto, che è la fase più recente della lingua egizia antica, influenzata dal greco, e appena Reinhardt lo ha riportato a Berlino, in Germania, ha attirato l'attenzione di uno studioso di copto, chiamato Carl Schmidt. Da questo momento in poi il papiro sarà conosciuto come Codice di Berlino, anche se gli studi di Schmidt non saranno approfonditi come ci aspetteremmo. Il papiro conteneva 4 opere diverse e Schmidt ne ha tradotte solo 2. Incredibilmente, almeno per noi oggi, non ha tradotto quello che adesso è considerato il testo più importante contenuto nel Codice di Berlino, il Vangelo di Maria, l'unico Vangelo conosciuto attribuito a una figura femminile. Dei frammenti di questo stesso Vangelo sono stati trovati nel frattempo tra i famosi papiri di Ossirinco, scoperti sempre in Egitto dalla fine dell'Ottocento, ma la parte relativa al Vangelo di Maria è stata pubblicata solo nel 1983. Altri frammenti sono anche tra i papiri Rylands, scoperti all'inizio del Novecento. Ma l'attenzione su questi testi è stata riportata soprattutto dalla scoperta nel 1945 dei codici di Nag Hammadi, che sono un'antichissima e fondamentale raccolta di testi collegati alla tradizione cristiana delle origini. In particolare, i codici di Nag Hammadi appartengono a una corrente del cristianesimo definita gnosticismo, che sarà poi bollata come eretica. Tra i codici di Nag Hammadi, un altro Vangelo apocrifo chiamato Vangelo di Filippo è particolarmente importante per la figura di Maria Maddalena, probabilmente quasi quanto lo stesso Vangelo di Maria. Nel 1955, proprio sulla spinta di queste nuove scoperte, è stata completata anche la traduzione del Codice di Berlino e diversi studi su questi testi apocrifi sono fioriti soprattutto dagli anni 70 in poi. Così oggi conosciamo il contenuto di questi testi e possiamo andare a metterlo in relazione con quanto era conosciuto finora da altre fonti su Maria Maddalena. Quindi andiamo a vedere cosa ci dicono innanzitutto il Vangelo di Maria e il Vangelo di Filippo.
Il Vangelo è chiamato di Maria, ma ovviamente non è stato scritto da lei, è solo un testo incentrato sulla figura di Maria. Maria era un nome comunissimo nella Palestina dell'epoca di Gesù, quindi alcuni hanno ipotizzato che potrebbe anche trattarsi di Maria, la madre di Gesù, o anche di una sua sorella, visto che i Vangeli di Marco e di Matteo accennano ad alcune sorelle di Gesù senza nominarle. Come si capisce però dal contenuto che ora vedremo, l'ipotesi più sensata è proprio che la Maria di questo testo sia Maria Maddalena, la più importante seguace donna di Gesù. La datazione del Vangelo di Maria, come per la maggior parte dei testi letterari antichi, è problematica. Il primo frammento conosciuto del Vangelo si trova nel papiro Rylands, che risale all'inizio del III secolo d.C., quindi sicuramente il Vangelo di Maria deve essere stato scritto prima. Gli studiosi oscillano per la data di stesura del Vangelo tra il 90-100 d.C. e il 150 d.C., comunque una data molto antica e vicina, se non sovrapponibile, per esempio, alla stesura del Vangelo di Giovanni, che si considera completato tra il 90 e il 110 d.C. Nella sua redazione più completa, che è quella del Codice di Berlino comprato da Karl Reinhardt, comunque il Vangelo di Maria è incompleto perché mancano al testo 6 pagine iniziali e 4 nella parte centrale. Il genere dell'opera è quello dei dialoghi tra Gesù e i suoi seguaci, in cui Gesù trasmette insegnamenti e rivelazioni. Nella prima parte arrivata fino a noi, Gesù spiega a Pietro che la materia genera delle passioni contrarie alla natura, quindi per raggiungere il bene bisogna distanziarsi da queste passioni. Poi dice ai suoi discepoli di andare ad annunciare il Vangelo alle nazioni. Quando se ne va, i discepoli sono dubbiosi. Allora Maria si alza e dice loro di non lamentarsi perché la grazia di Gesù li avrebbe guidati. Loro sono rincuorati dalle parole di Maria, ma Pietro le dice questo: «Sorella, sappiamo che il Salvatore ti amava più di tutte le altre donne. Dicci le parole del Salvatore che ricordi e che conosci, ma che noi non conosciamo né abbiamo ascoltato». Allora Maria racconta una sua visione che sostanzialmente spiega l'importanza della mente nella conoscenza della verità. Il discorso è interrotto dalle 4 pagine mancanti, ma sembra che dopo riprenda con Gesù che ha detto che bisogna sconfiggere l'ignoranza e i desideri per elevarsi spiritualmente. Il finale è ancora più importante per il ruolo di Maria Maddalena, perché uno dei discepoli, Andrea, mette in dubbio le parole di Maria. «Dite quello che volete su quello che ha detto, ma io non credo che il Salvatore abbia detto queste cose, perché di sicuro questi insegnamenti sono strane idee». E Pietro è dello stesso parere e domanda agli altri: «Lui ha davvero parlato in privato con una donna e non apertamente con noi? Dobbiamo voltarci e ascoltarla tutti? Lui preferisce lei a noi?» Allora Maria piange e dice a Pietro: «Mio fratello Pietro, che pensi? Credi che io stessa abbia pensato a questo da sola nel mio cuore o che stia mentendo sul Salvatore?» Allora lei vi rimprovera Pietro dicendo che lui è sempre stato irascibile e gli dice: «Ora ti vedo combattere contro la donna come contro dei nemici. Ma se il Salvatore l'ha resa degna, chi sei tu per respingerla? Sicuramente il Salvatore la conosce molto bene. Per questo l'ha amata più di quanto amasse noi». L'intero testo, ma soprattutto quest'ultima parte, è molto importante per delineare la figura di Maria Maddalena. Qui vediamo addirittura uno scontro tra i seguaci di Gesù e Andrea e Pietro mettono in dubbio che Maria stia riportando veramente le parole di Gesù. Con questo stratagemma in realtà il testo ci mostra che Maria era la discepola privilegiata di Gesù, che poteva ricevere rivelazioni da lui in privato e addirittura che era più amata di tutti gli altri discepoli. Il testo non si sbilancia sulla natura di questo amore, ma chiaramente mette la figura di Maria al di sopra di tutti gli altri. Questo ha perfettamente senso all'interno delle correnti gnostiche che hanno dato grande importanza a questo testo. Nello gnosticismo Pietro rappresentava una visione rigida e superficiale degli insegnamenti di Gesù, forse essendo addirittura all'oscuro della sua dottrina più segreta, mentre Maria era la depositaria degli insegnamenti più segreti. Questo suo ruolo torna anche in altri due testi gnostici fondamentali, il Dialogo del Salvatore e Pistis Sophia. La stessa rivelazione che lei fa è il centro della dottrina gnostica, per la quale la conoscenza che sconfigge l'ignoranza e il distacco dal mondo materiale sono le vie per la salvezza. Ad Andrea queste rivelazioni sembrano delle idee strane, proprio come sarebbero sembrate ai cristiani non gnostici del tempo. Per gli gnostici in più non aveva senso una visione del mondo in cui il principio maschile non fosse accompagnato e completato da quello femminile, quindi era perfettamente coerente che Gesù facesse il paio con Maria Maddalena.
Nello gnosticismo gli eoni sono delle emanazioni di Dio e due degli eoni più citati sono proprio un principio maschile e uno femminile, lo stesso Cristo e Sofia, la sapienza divina. Il Vangelo di Maria è sicuramente importante per capire come veniva interpretata questa figura agli albori del cristianesimo, ma un altro Vangelo apocrifo, quello di Filippo, ci dà addirittura indizi più precisi sulla relazione tra Maria Maddalena e Gesù. Il Vangelo di Filippo è sempre chiamato così sulla base di un personaggio che compare nel testo e non è stato scritto da lui, infatti risale probabilmente al II-III secolo d.C. È stato trovato tra i codici di Nag Hammadi e appartiene sempre all'ambito culturale dello gnosticismo. Gran parte di questo testo è dedicata all'interpretazione delle nozze come un mistero sacro, una cosa non molto frequente nei testi cristiani antichi. E in più parla in un modo particolare proprio di Maria Maddalena. Erano tre che camminavano sempre con il Signore, Maria sua madre, sua sorella e Maddalena, che era chiamata la sua compagna. Sua sorella e sua madre, la sua compagna, si chiamavano ciascuna Maria. Qui il testo definisce Maria Maddalena la compagna di Gesù. In diversi punti del Vangelo di Filippo Maria Maddalena è chiamata compagna di Gesù, ma le parole originali che vengono utilizzate sono delle varianti in copto della parola greca koinonos o della parola otre di origine egiziana. In questo passaggio si usa koinonos, che ha una vasta gamma di significati possibili. Può significare effettivamente compagna in una relazione sentimentale, ma anche compagna in qualche attività economica o altro, esattamente come la parola italiano compagno, che può essere usata in tanti contesti. In un punto successivo, però, il Vangelo di Filippo aggiunge un altro racconto. E la compagna del Salvatore era Maria Maddalena. Cristo amava Maria più di tutti i discepoli e la baciava spesso sulla bocca. Il resto dei discepoli ne furono offesi. Gli dissero: «Perché l'ami più di tutti noi?» Il Salvatore rispose e disse loro: «Perché non vi amo come lei? Quando un cieco e uno che vede sono entrambi insieme nelle tenebre, non sono diversi l'uno dall'altro. Quando viene la luce, allora colui che vede vedrà la luce e colui che è cieco resterà nelle tenebre». In questo passaggio Gesù bacia Maria Maddalena sulla bocca e ancora una volta la considera al di sopra degli altri, l'unica in grado di vedere la verità. In realtà il passaggio è giunto a noi non totalmente comprensibile, quella che vi ho riportato è una delle possibili ricostruzioni. Non è chiaro se Gesù la baciasse sulla bocca oppure su altre parti del corpo in segno di affetto o di rispetto. Tra l'altro il bacio nel contesto cristiano non aveva per forza il significato di una relazione amorosa, ma anche quello di un rapporto di vicinanza di fede come avviene ancora oggi in certe correnti del cristianesimo. Comunque gli altri discepoli ritengono lo stesso che il rapporto di Gesù con Maria Maddalena sia privilegiato e questo Vangelo è molto ambiguo sul ruolo di lei. La cosa ha fatto sorgere moltissime speculazioni, tanto più che effettivamente si trova in un testo che parla del valore iniziatico e sacrale delle nozze. Senza dubbio conferma il ruolo altamente privilegiato di Maria Maddalena in relazione a Gesù, ma a questo punto potremmo anche domandarci se questo ruolo sia solo tipico dei testi gnostici o magari sia accennato o di più confermato anche nei testi accettati dalla Chiesa. I testi apocrifi approfondiscono il ruolo di Maria Maddalena, ma non erano del tutto indispensabili per capire la sua importanza nelle vicende di Gesù, perché veniva addirittura già sottolineata nei Vangeli canonici, quindi forse sarebbero bastati anche quelli per capirla. È chiamata Maddalena perché proveniva dalla città di Magdala, che forse si trovava sul Mar di Galilea, e secondo il Vangelo di Luca Gesù esorcizzò 7 demoni da Maria Maddalena. Questo torna anche nel Vangelo di Marco, ma in nessun punto dei testi canonici nella Bibbia Maria Maddalena è indicata come una prostituta. Anzi, tutto nei Vangeli fa supporre che fosse una donna in vista, ricca e potente. In tutte le liste di personaggi femminili nei Vangeli canonici lei è citata sempre al primo posto e nel Vangelo di Luca si dice esplicitamente che finanziava addirittura economicamente le attività di Gesù. Luca scrive che seguivano Gesù i 12 discepoli e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
Maria Maddalena poi è presente negli avvenimenti più importanti dell'intera fede cristiana. È presente alla crocifissione di Gesù secondo Marco, Matteo e Giovanni, mentre Luca elenca solo un gruppo di donne tra cui avrebbe potuto trovarsi anche la Maddalena. Secondo tutti i Vangeli canonici, poi è proprio Maria Maddalena che scopre il sepolcro di Gesù vuoto e quasi tutto fa pensare che fosse l'equivalente di Pietro tra le discepole donne di Gesù, ovvero la prediletta tra loro. Addirittura oggi è venerata non da qualche gruppo minoritario, ma proprio dalla Chiesa Cattolica come Apostola degli Apostoli, e ci sono tante voci di membri della stessa Chiesa che la considerano una delle figure più importanti di tutti i Vangeli. Capite bene quindi che il luogo comune che Maria Maddalena fosse una prostituta o un personaggio minore nei Vangeli non coincide per niente neanche con i Vangeli stessi. Avevamo detto che l'idea veniva sostenuta addirittura da un papa, Gregorio Magno, e visto che era sbagliata, o il papa stesso non aveva letto i Vangeli o aveva volutamente detto una cosa per un'altra. Gregorio Magno era un uomo coltissimo, conosceva forse addirittura il greco, che è proprio la lingua in cui sono scritti i Vangeli canonici, e sicuramente conosceva benissimo la Bibbia. Ci ha lasciato tantissime opere scritte di suo pugno, quindi la sua non è stata una svista. Papa Gregorio Magno ha consapevolmente modificato la storia di Maria Maddalena, infatti in una sua famosa omelia pronunciata nel 591 d.C. diceva: «Colei che Luca chiama la peccatrice, che Giovanni chiama Maria, noi crediamo sia la Maria dalla quale furono espulsi 7 diavoli, secondo Marco». Cosa significavano questi 7 diavoli se non tutti vizi? È chiaro che la donna ha usato in precedenza l'unguento per profumare la sua carne in atti proibiti. Ciò che quindi mostrava in modo scandaloso ora lo offriva a Dio in modo lodevole. Lei aveva desiderato con occhi terreni, ma ora per la penitenza questi occhi erano consumati dalle lacrime. Aveva mostrato i suoi capelli per mettere in risalto il suo viso, ma ora i suoi capelli asciugavano le sue lacrime. Tutt'altro che ignorante, si ritiene che Gregorio Magno sia stato il primo a dare il via alla tradizione di Maria Maddalena come prostituta e lo ha fatto fondendola arbitrariamente con altre 2 donne diverse presenti nel Vangelo di Luca, ovvero Maria di Betania e un'anonima peccatrice che unge i piedi di Gesù. Ovviamente è il discorso di un papa in pieno Medioevo e questa interpretazione approvata dalla Chiesa ha portato a una convinzione diffusa che Maria Maddalena fosse una prostituta pentita. Inizieranno a diffondersi storie e leggende medievali molto variegate che comunque la dipingono come una donna promiscua che è stata convertita da Gesù, e questa rappresentazione della Maddalena sopravvive fino a oggi. Gregorio Magno potrebbe aver creato questa figura a dir poco inaccurata della Maddalena proprio per rimuovere l'importanza che gli gnostici e altri eretici davano alla sua figura e forse l'importanza che fino a quel momento gli davano anche alcuni non eretici. Non a caso anche la maggior parte dei primi padri della Chiesa non menziona Maria Maddalena e quelli che la menzionano di solito ne parlano solo molto brevemente. Quasi tutti si concentrano proprio sul domandarsi se sia sovrapponibile o meno ad altre figure femminili citate nei Vangeli o addirittura se esista più di una Maria Maddalena nei Vangeli stessi, ma quasi tutti evitano accuratamente di segnalare il suo ruolo di spicco. I Vangeli canonici invece, per quanto non confermino direttamente il tipo di relazione che aveva con Gesù, in verità non contraddicono minimamente l'importanza di Maria Maddalena. L'ultima domanda che possiamo porci è se ci siano testimonianze che la relazione tra Maria Maddalena e Gesù fosse più di tipo amoroso che una semplice relazione di insegnamento tra un maestro spirituale e una sua seguace. Un famoso Vangelo detto della moglie di Gesù è stato reso pubblico nel 2012. In questo Gesù avrebbe parlato esplicitamente di una sua moglie, ma ad oggi il manufatto è considerato per lo più un falso moderno. Nel Vangelo di Tommaso, invece, che è sempre un testo apocrifo molto vicino a quello di Filippo che abbiamo visto prima nel dettaglio, troviamo un'affermazione molto strana su Maria Maddalena. Pietro parla all'interno di un dialogo simile a quelli che abbiamo incontrato prima e dice: «Se ne vada Maria da in mezzo a noi, perché le donne non sono degne della vita». Gesù disse: «Ecco, io la condurrò per renderla maschio, affinché diventi anche lei uno spirito vivente, come voi maschi». Perché ogni donna che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. Credo che questa affermazione, ogni donna che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli, suoni molto strana pure a voi, e da questo estratto sembra quasi che solo i maschi siano degni per natura del regno dei cieli.
In realtà l'intero Vangelo di Tommaso fa capire che non è così, ma il fatto che Maria Maddalena diventerà maschio rimanda a un concetto che poi verrà elaborato sotto la categoria di nozze alchemiche o matrimonio chimico. In sostanza, soprattutto i filosofi neoplatonici credevano che la perfezione risiedesse nell'uno, un principio primo indivisibile. Per raggiungere l'uno bisogna superare gli opposti, come freddo e caldo, luce e ombra e anche maschio e femmina. In questo senso si diventa perfetti quando tramite l'unione tra i due sessi il maschio diventa tutt'uno con la femmina e la femmina tutt'uno con il maschio, perché in origine, secondo i neoplatonici, non c'era questa separazione. Gli gnostici riprendono notevolmente da questa elaborazione del pensiero filosofico e visto che il Vangelo di Tommaso è un Vangelo gnostico, quello che Gesù starebbe dicendo è che Maria Maddalena acquisirà anche la sostanza maschile tramite delle nozze alchemiche. Queste nozze però devono avvenire con qualcuno e Gesù dice esplicitamente che sarà lui a renderla maschio, ovvero sarà lui il compagno di Maria nelle nozze alchemiche. Questa è una prima testimonianza, sebbene molto filosofica, del fatto che Gesù e Maria Maddalena venissero intesi come le due metà di queste nozze sacre, che tra l'altro era anche velatamente più o meno la teoria del Vangelo di Filippo. Un'ipotesi ancora più esplicita si trova in Epifanio di Salamina, che nel IV secolo d.C. scrive un testo contro le eresie. Lui sostiene che c'era una setta gnostica paleocristiana chiamata dei Borboriti che aveva varie scritture che coinvolgevano Maria Maddalena. Epifanio dice che uno dei più importanti di questi testi, non pervenuto fino a noi, conteneva un episodio in cui, durante un'apparizione dopo la sua resurrezione, Gesù portò Maria in cima a una montagna e ebbe un rapporto con lei. Epifanio poi si dilunga in dettagli scabrosi per criticare la setta dei Borboriti che si sarebbe dedicata a rituali del tutto inappropriati dal suo punto di vista, però rimane che la teoria che Gesù e Maria Maddalena avessero una relazione anche carnale non è né moderna né medievale, ma è già presente nelle fonti antiche, seppure in modo minoritario. Per concludere il nostro viaggio tra i testi antichi alla scoperta del vero ruolo di Maria Maddalena, possiamo dire che non è possibile stabilire con certezza il preciso tipo di relazione intercorsa tra Gesù e Maria, anche se possiamo ipotizzare che in un'epoca molto vicina alla nascita del cristianesimo, almeno alcuni gruppi cristiani la ritenessero effettivamente la compagna di Gesù in un senso letterale o simbolico. Se Gesù e Maria Maddalena sono esistiti come figure storiche, se vogliamo essere il meno smaliziati possibile, Maria Maddalena era solo la discepola donna privilegiata di Gesù e comunque dovrebbe essere stata venerata dai cristiani almeno sullo stesso livello di Pietro, visto che lui era il corrispettivo per importanza tra i seguaci maschi, come è evidente anche dal fatto che il confronto tra Maria e Pietro è uno degli stereotipi dei dialoghi sui detti di Gesù. Se vogliamo fare uno step in più, Maria Maddalena era considerata la partner ideale per un amore spirituale, potremmo letteralmente dire platonico, con Gesù all'interno della cornice delle nozze mistiche tra un principio maschile e uno femminile. Questo appare da vari testi dei primi cristiani gnostici. Se vogliamo essere proprio brutalmente materialisti e pensar male, poteva essere una donna ricca che finanziava la setta religiosa di cui Gesù era il maestro e la guida. E come in tante sette, anche contemporanee, in cambio lui le aveva conferito uno status privilegiato che consisteva nel rivelarle certi segreti in privato, un privato che includeva anche una relazione non solo spirituale. Se avete apprezzato questo viaggio tra i testi apocrifi, scrivetemelo nei commenti o lasciate un mi piace. Ancora meglio se vi iscrivete o vi abbonate da qui e se condividete il video, perché vorrei portarne altri in cui vi parlo di testi apocrifi, però ovviamente vorrei sapere se l'argomento vi interessa oppure no e anzi, in caso affermativo, potete suggerire i testi apocrifi che vi incuriosiscono di più. Quindi vi aspetto nei commenti e come sempre, ai prossimi video. Ciao!